first name is free. Oliviero Toscani, geniale pubblicitario e fotografo con 50 anni di innovazione editoriale, pubblicità, film e televisione. È conosciuto a livello internazionale come la forza creativa dietro i più famosi giornali e marchi del mondo. Ha ideato immagini corporate e campagne pubblicitarie per Esprit, Chanel, Robe di K, Fiorucci, Prenatal, Inter, SNAI, Toyota e molti altri. Dal 1982 al 2000 ha creato l'identità, la strategia di comunicazione e la presenza online di United Color of Benetton, trasformandolo in uno dei marchi più conosciuti al mondo. Ha prodotto programmi televisivi, mostre ed esposizioni per la Repubblica, MTV, Rai, Mediaset e l'ONU. Tra i suoi ultimi progetti rientrano campagne di interesse ed impegno sociale in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Salute, con la Regione Calabria e con la Fondazione Veronese. Ha vinto numerosi premi come 4 volte il Leone d'Oro e riconoscimenti degli Art Directors Club di tutto il mondo. Signore e signori, per Performance Strategies, Oliviero Toscani. Freedom, breathing, we are from here, the electric one. Signore e signori, Oliviero Toscani! Allora, io intanto mi sono messo gli occhiali come i suoi, avete visto? Quasi. Non li avevo mica prima questi. Sono i miei. Dove vuoi? No, dove vuoi stare? Qua? Ma sì, va una volta a destra. Allora, intanto vi voglio far vedere queste immagini, perché sono, tra l'altro sono nel suo ultimo libro e sono i successi di una vita. Che silenzio. Perché la voglio vivere così. Perché... Ma no, ma va bene. E l'ultima slide ha una domanda. Bellissimo. Eri tu quello? questa qua. Tanti ripetenti qui, forse se la ricordano. Eh sì. E la domanda, Oliviero, è questa qua, e cioè chi è Oliviero Toscani? Io ti dico solo chi è, ma lascio la palla a te. Beh, devo dire che sono la persona più privilegiata e fortunata che io abbia mai conosciuto. Mica male dire questo, no? È l'inizio, no, ve lo dico questo perché per lavorare bene bisogna pensare così. Se si parla da perdenti è la fine. Se si comincia a lamentarsi che ma io però potrei avere un cliente migliore, quello non capisce il mio lavoro, e allora finito, sono mediocre. Quindi sono fortunato perché penso che bisogna comunque credere in questo. Se sei qui non ci sono due facce uguali qui, come mai? Quindi ognuno di queste persone è unico, irrepetibile, con una personalità e forse anche con una grande possibilità di fare qualcosa di unico. E devi pensare di poter essere così, di poter anche divertirti così, perché è un'avventura. Il lavoro è un'avventura. Ci si esprime lavorando, non ci si esprime in vacanza. Non si è liberi in vacanza, si è liberi quando si lavora. Tu, io, Leonardo da Vinci e Mozart. Un bel gruppo. Siamo sdraiati a prendere il sole al Club Mediterraneo. Siamo tutti e quattro uguali in vacanza. Tutti e quattro ci abbronziamo più o meno. Appena ci alziamo, quello è Mozart, quello è Leonardo da Vinci, quello sei tu e quello sono io. Che facciamo quattro lavori diversi, ognuno ci esprime con la capacità e col talento che ha. Allora, il lavoro ci permette di sentirci liberi.
Posso spiegare questo concetto? Certo. Visto che se volete fare delle domande... Siamo fra gente che lavora. Io per essermi libero devo imprigionarmi in un progetto. Direi proprio quasi incatenarmi in un progetto. Perché il progetto, soprattutto se è difficile, mi misura con la mia intelligenza, mi devo misurare con la mia intelligenza, col mio talento, con la mia capacità, con la mia pigrizia, con la mia... questo microfono è... Che brutta foto lassù, sembra uno zio. Insomma, con la mia pigrizia, con la mia... Sei troppo serio in questa foto, poi. Col mio limite umano, con la mia fisicità, con la mia indolenza. Allora, io mi confronto con tutti questi miei limiti, sono i limiti che non ti danno la libertà. Allora, quando ci si confronta con questo e ci si rende conto dei propri limiti, ma ci si rende conto anche delle proprie possibilità, allora lì divento libero. Cioè mi libero dai complessi di avere i limiti umani. È tutto lì la libertà, perché comunque non correrò veloce come Bolt, non potrò volare, non potrò... Rocco Siffredi, ci vuole ancora un po' di anni per me. Insomma, c'è tutta una serie di cose di cui sono limitato. E la libertà è liberarsi dal complesso di avere i limiti. Bello, ne abbiamo parlato anche oggi. Vorrei chiedere, Oliviero, nella slide successiva, che cos'è per te la trasgressione? Cioè, tu hai fatto in qualche modo del tuo lavoro... È stata un po' la parola chiave che ha un po' rappresentato le tue grandi campagne. Che cos'è per te la trasgressione? Ma non so veramente cosa sia la trasgressione. Non so, forse già da bambino, quando andavo alle elementari, avevo dei problemi. Forse perché ho avuto un nonno un po' eccentrico che mi diceva di essere quello che sono. Se tu trasgredisci, è una cosa, trasgredisci vuol dire che non ti conformi a quello che gli altri ti obbligano a fare. Normalmente si dice politicamente scorretto, ma chi ha detto che il politicamente corretto sia veramente corretto? La trasgressione non è altro che mettere in discussione le cose delle quali tu ti domandi, ma è giusto così o no? Ci sono tante cose che non mi piacciono, che devo comunque accettare, con le quali devo mettere in moto un compromesso anche così esistenziale, no? Trasgressione non è trasgressione, ti dice, devo dire, proprio nel venire qua c'era il mio, come si chiama? Quello in automobile ti guida. Il navigatore. Navigatore. Che dice andare a destra. Quando dice andare a destra io voglio andare a sinistra. Lo so, ma proprio distinto, dico, ma perché non andare di là? Magari, perché è vero che di là sai che forse non è esattamente come te lo immagini. Però vai a capire che c'è di là. Di là c'è qualcosa forse d'altro che può essere molto più interessante di quello che tutti gli altri ti dicono invece di andare a vedere. Se pensate che ho fatto un evento, si chiamava Aggiorna le tue mappe, non era proprio in linea con... Del resto il mio mestiere è questo, io faccio il fotografo. Il mio mestiere è fare il fotografo. E fare il fotografo, del resto, fare il fotografo cosa vuol dire? Che ha la possibilità di fotografare quello che vuoi, il mondo, però scegli un piccolo dettaglio, più o meno grande, e da quel dettaglio lì vuoi raccontare una storia che coinvolge un problema molto più grande di ciò che fotografi. Quindi anche questo in fondo è un principio di trasgressione, no? Andare a utilizzare qualcosa d'altro per raccontare qualcosa d'altro. Ma ci sono delle parole come trasgressione, provocazione, che ormai purtroppo hanno preso una connotazione negativa, che invece non trovo assolutamente negativa. Per esempio la provocazione è una parola super positiva. Quando io vado al cinema voglio essere provocato, leggo un libro voglio essere provocato, voglio rimettere in discussione costantemente ciò a cui credo, a ciò a cui penso sia giusto, invece mi rendo conto che forse c'è qualcosa ancora più giusto, o forse non è così giusto, il giusto è da un'altra parte. Quindi tutte le volte io voglio essere, è logico che voglio essere provocato. Immaginatevi l'arte senza provocazione, immaginatevi l'arte senza trasgressione. La grande arte che tutti noi conosciamo, anche quella religiosa, avevano dei codici incredibili in Vaticano, dicevano ai grandi artisti,
La Vergine deve essere seduta con un mantello verde. Ho visto un contratto proprio ultimamente in Vaticano. Il Cardinale Ravaz mi ha fatto vedere i contratti. E deve avere il braccio sinistro alzato con due dita verso il cielo. Nel braccio destro deve tenere l'infante e deve allattare col seno destro. Dietro ci deve essere una valle. I poveri pittori dovevano fare questo, con dei limiti incredibili. Eppure trasgredire è la provocazione, proprio questo. Riuscire a oltrepassare l'ordine, la richiesta, sì. Oltrepassare la committenza. Io che non sono credente, però guardo i quadri religiosi delle Madonne, delle Vergini, degli Dei, e vengo toccato. Allora, questo è trasgredire anche ciò che ti dicono di fare. Quando ti dicono, sai, io sono obbligato, c'è un cliente, non capisce niente, devo fare questo, non posso fare nient'altro. Perché se tu sei un asino, perché se tu sei limitato, cioè quelli che pensano che l'ordine sia un ordine preciso, non è vero. Ditemi, voi credete ci siano due foto uguali della Torre di Pisa? Quanti milioni di foto della Torre di Pisa sono state fatte? E fra l'altro sono anche dilettanti. Allora, devo fare la Torre di Pisa. Allora, quanti modi c'è da farla? Mi capisce? E tutti i lavori sono così. Tu a volte ti sei un po' questo spinto. Questo microfono mi vuol bene. No, ma si sente? Si sente bene, vero? Si sente? A volte tu ti sei spinto un po' oltre, no? Oltre cosa? Nella provocazione. Oltre cosa? Oltre al quell'oltre pensiero. Quell'oltre lì cosa vuol dire? Oltre al pensiero comune. Mi sembri? No, oltre. Io devo fare l'avvocato del oltre diavolo. Cosa? Oltre il pensiero comune. Scusi, l'avvocato del diavolo, piacerebbe. Dite tutti così, avvocati, ma alla fine è quello del diavolo, vero? No, nel senso, non l'ho mai conosciuto. Ti è mai successo, Oliviero, non so, di fare una campagna, una foto, che non ha avuto successo, che è andata oltre? Oltre per chi, giustamente? Oltre per il committente, oltre per l'opinione. Oltre come cosa? Ti sei comportato in questo modo? In questo no, caso? Prima di tutto, posso raccontarvi una storia con nome, cognome e la ditta. Prenatale, ho fatto campagna prenatale 20 anni. Nel frattempo ha cambiato 2 o 3 proprietà. A un certo momento arriva una proprietà di un signore molto, molto serio, molto, molto moralista. Ho conosciuto tutti i tipi di manager, ragazzi. E siccome può succedere, no, devo premettere che io non sono né un'agenzia di pubblicità né un pubblicitario, e lo dico qui molto volentieri a tutta questa gente molto competente, io non sono né un'agenzia di pubblicità né un pubblicitario. Io faccio immagini che vengono utilizzate dal mondo della comunicazione, sia editoriale che pubblicitaria che religiosa che politica, mi interessa il progetto. Bene, lavoravo per Prenatale e siccome può succedere che io faccia un lavoro, io non è che lavori e esegua dei bozzetti che certi art director di agenzie ormai scoppiate che hanno bisogno dell'ideuzza per fare la campagna mi sottopongono. Non ho mai fatto questo lavoro qua. Io non eseguo immagini che qualcun altro ha pensato. Io faccio le mie immagini che mi sembra sia giusto per il progetto che devo fare. Quindi lavoravo per Prenatale e ogni 6 mesi, quant'era, dovevo fare la campagna della Prenatale, ne avete visto qualcuna. Però sapendo che forse qualcosa, come dici tu, era oltre, dicevo bene, se la pubblicate costa 100, se non la pubblicate costa 200. Già faccio il contratto così. No, scherzo, lo faccio tuttora. Perché per di più faccio la fatica di farlo e per di più non ho i frutti del lavoro che faccio. I frutti del mio lavoro è la pubblicazione, mi capite? È il prestigio della pubblicazione e la qualità dell'applicazione sui mezzi di comunicazione di massa. Certo. Bene, decido di fare un Pinocchio, anzi una Pinocchia, perché tutti pensano che Pinocchio è un maschio. Perché era un maschio Pinocchio, mi capite? Decido di fare una Pinocchia che... Quando dice le bugie, invece cresce il naso, cresce la pancia. Capisci? Una roba molto femminile. Arrivo con quest'idea, doveva esserci anche uno spot televisivo, questo Pinocchio, puff, dice le bugie, gli cresce la pancia. Questo qua va in crisi. No,
La pancia no. Toscani no, la pancia no. Gli avevo rotto il mito d'infanzia, non so. Vabbè, preso 200. È una bella strategia questa, però. No, è logico. O faccio i lavori come mi piace fare, o se no niente, mi pagano 200 li regalo. Io devo fare i lavori che mi piace fare. È il modo migliore per me per performare bene. Voglio chiedere, Oliviero, il rapporto che tu... Io penso che poi alla fine... Qua ci sono magari anche tanti liberi professionisti, no? Di ambiti più disparati, ma come si fa a costruire un forte legame, ad esempio come tu avevi costruito ai tempi con Benetton? Cioè, ma no, devo dire con tutti la esatto, la relazione che tu hai con il cliente finale che si deve in qualche modo fidare di te, no? Nel dire sì. Ok, Oliviero, mi fido, magari non riesco io a immaginare che questo quello che questa pancia che si espone, no? Funzionerà, quindi mi devo fidare. Qual è la relazione che tu costruisci? Anche perché penso che oggi, o comunque già da tanti anni, tu ormai ti sia creato un nome, quindi, ma all'inizio, quando tu magari il nome non ce l'avevi, come ci sei arrivato a diventarlo? Beh, prima di tutto devi essere molto onesto. È inutile... Questo eri te... Molto onesto, dire, qualche anno devi fa. Dire quello che pensi, guardi. E devi avere un rapporto diretto col tuo committente. Perché c'è una cosa molto semplice... che diceva anche Frank Lloyd Wright, il grande architetto. La qualità dell'architettura dipende dall'intelligenza del committente. Se tu hai la fortuna di trovare un committente intelligente, farai un gran lavoro. Se tu hai la mala sfortuna di trovare un committente, non dico non intelligente, non voglio giudicare questo, ma pauroso, che pensa alla sua carrierina, che non vede al di là di quello che fa, che non vuole rischiare, che non ha coraggio, che che hanno ignoranza della comunicazione moderna, comunque che hanno ignoranza della cultura moderna, tu non farai mai un gran lavoro. Quindi neanche cominciare. Dici no, grazie, non mi interessa, non ho tempo e non perdi tempo. E devo dire che questo è basato molto sull'istinto, neanche sull'esperienza, proprio sull'istinto. Guardi in faccia la persona e dice no, ho già capito che non funzionerà. E poi comincia a lavorare e comincia a fare delle proposte e cerca di capire qual è la volontà, se anche davanti a qualcuno intelligente ti può veramente ispirare, no? Perché sicuramente è qualcuno che non frena ma qualcuno che spinge, e sono pochi i manager o gli industriali o gli imprenditori che al giorno d'oggi hanno il coraggio di rischiare. E soprattutto al giorno d'oggi bisognerebbe rischiare, il momento di crisi è il modo migliore, non è il momento di tirare dentro i remi in barca, adesso è il momento di tirare fuori doppi remi, è logico, e tutti quelli che fanno questo hanno fortuna. Allora, ti trovi di fronte a questi paurosi che, sì, domanderò a mia moglie se gli piace, sai, tutti qua, e hanno, sulla scrivania hanno la foto della moglie, della zia, dei bambini, già quando vedo i manager così li scarto subito, questi che hanno la famiglia sulla scrivania di già ti rompono i coglioni a casa, poi te li porti anche di più. Qualcosa censureremo. Allora, più hanno famiglia sulla scrivania, meno fidati. Ok, aspetta che ti mettiamo a posto il microfono. Grazie. Per il fumo anche solletico. Del resto gli orfani, lo dimostrano anche i fatti, cioè... Rizzoli era orfano, Luzzotti, come si chiama? Del Vecchio era un orfano. Gli orfani hanno una grandissima percentuale di gente che fa carriera. Più orfani si è, quindi meno foto di famiglia sta sulla scrivania, più siete bravi. Domani tornate, lunedì tornate, contate quanti parenti avete in scrivania e dite qua c'è un problema. Diventate orfani. Allora, con una persona che veramente è un orfano, adesso è bello dire così, basta imprenditore. Un orfano vuole riscattare, vuole esprimersi, vuole, no? Allora è interessante, lo segui, anzi lo spingi, poi sarà lui e dice, ma basta, tutto qui, no, va bene, facciamo di più. Bene, non ho mai visto un fallimento in questo, Non capisco perché, sono tanti manager qua. Chi è il manager qua? Non abbiate vergogna. Di mano, manager? Non abbiate vergogna. No, sono sì, più imprenditori. Vabbè, insomma, sì.
sono, li trovi fuori dall'ufficio, ragionano bene, sono aperti, radicalmente a posto, liberali. Arrivano in ufficio, si siedono lì, diventano Mr. Hyde. Basta. No, non si può. No, non posso rischiare. Non so, ma funzionerà. No, ma è così. Allora è la fine. Basta, bisogna smettere subito, non bisogna più perdere tempo. C'è una bella domanda. Lasciateli fare le cose che fanno tutti, così spenderanno i loro soldi a fare qualcosa che nessuno amerà, nessuno accetterà e non servirà a niente. Sarà solamente un costo e non un investimento. Possiamo dire che ognuno c'ha i clienti che si merita per certi sicuro. Aspetti. C'è una bella domanda, qualcuno del pubblico che dice quando ci sono delle gerarchie, come si fa a conciliare libertà e spinta con la paura di perdere il lavoro? È una domanda. Ma io non ho mai avuto perdere il lavoro, perché non ho paura di morire di fame, come vedete sto benissimo. Sono a parte di una generazione fortunatissima, sono nato durante la guerra, anzi sono stato salvato dalle bombe io, perché mia mamma forse voleva anche abortire, ma non si poteva. C'era la guerra, Sono nato sotto le bombe degli inglesi qua a Milano, e poi però la mia generazione non ha sofferto la fame, sai, quello di cui noi abbiamo sofferto la fame. No, io non ho mai sofferto la fame. Forse sì, dopo la guerra non c'era tanto a mangiare, ma da bambino non ti accorgi. Poi appartengo alla io ho l'età dei Rolling Stones, cioè un grande della mia generazione, Mario Monti, no? All'età di Mick Jagger, anche lui. La droga fa bene. Allora, grande Oliviero. Ma devo dire, vi voglio raccontare... No, una battuta, pensate, se c'è Mario Monti, che gli anni 60 gli sono passati sopra la testa, cioè avevano l'Ode nel 62 e ce l'hanno ancora adesso, insomma. Io sto cercando di mettermi... comunque... Vai. Manager. Allora, non abbiamo mai sofferto la fame. Abbiamo avuto il tempo di protestare, abbiamo avuto il tempo di fare delle cazzate, però siamo la prima generazione che ha parlato con le ragazze della nostra età. Già i nostri genitori non parlavano con le ragazze, andavano al casino, capito? Il rapporto con le donne era diverso. Che ha avuto i primi soldi in tasca, si è fatta la propria musica. Che invece della musica lirica io ho scelto il rock and roll. Invece dello sguardo della Gioconda, a me interessava di più il sorriso della Marilyn o della Brigitte Bardot. Quindi è stata una generazione che ha cambiato anche un comportamento. E siamo andati avanti così, con tutti gli sbagli fatti, tantissimi, infatti voglio scrivere un libro contro il 68 io, con tutti gli sbagli fatti, però anche con tutte le cose rimesse in discussione, delle quali vado fiero. La domanda qual era? Allora, quando si parla nelle aziende, per esempio, mi chiamano perché c'è in ballo la comunicazione, cioè chiamiamola pubblicità dell'azienda, che non è solamente pubblicità, ma la comunicazione, l'immagine coordinata di un'azienda che va dalla grafica, dalla campagna pubblicitaria, dalla fotografia, il cinema, la televisione, i messaggi, il logo e tutto. Tante volte ci si raffronta con dei manager, soprattutto i manager sono limitati, i padroni sono già diversi, che hanno una strana attitudine, quasi di antiche frustrazioni artistiche frustrate, o artistiche voglie da giovani fare gli artisti, poi frustrate perché hanno capito che non hanno talento. Allora diventano cattivi. Perché adesso questo qua col talento ti guardano proprio con cattiveria, perché loro il talento proprio non ce l'hanno. Adesso divento cattivo io, visto che forse... E ti guardano con questa cattiveria quasi di invidia, no? E ti dicono, lei deve fare tutto verde. No, a me il verde non mi piace. Come non gli piace il verde? Non mi piace il verde. Vedremo che colore faremo. E c'è questo strano rapporto di competizione di chi ti vuole assegnare un progetto da fare. Siccome quello che ormai purtroppo si chiama creatività, ormai tutti, vai dalla portinaia, gli domandi, ma signora Maria, le piace questa immagine? Anche lei ha la sua opinione.
E chiaramente la moglie del manager darà la sua opinione. La moglie del manager, sai, con i capelli abat-jour, tutta vestita. Ha una grande influenza nelle campagne. No, Toscani, non può troppo. Sai, chi a casa fa i cuscini con su i gattini, no? Cuce i gattini sui cuscini. Capito? Tu sei all'ambalia di questo genere di gusto e di questo genere di visione. Allora, per poter avere la fiducia, chiamiamola così, per non avere le palle rotte da tutti questi, devi arricchire il tuo committente. Cioè, io cerco di arricchire il mio committente. È strano, no? E arricchire non è solamente un fatto economico. Perché un committente, forse non lo sa, ma ha bisogno anche di un arricchimento culturale, ha bisogno di un arricchimento di presenza, di comprensione. Allo stesso tempo, se riesco a dar questo, mi arricchisco anch'io. E devo dire, lì la parte che mi interessa di più. Perché questi qua che vengono dalle caverne della comunicazione ti possono dire delle cose molto interessanti. Ti dicono sempre qualcosa di interessante, non a caso hanno fatto le aziende che hanno fatto, con tutto rispetto, eh? Ci sono delle aziende fantastiche, geniali, nella visione proprio dell'industria, dell'organizzazione industriale, del marketing, tutto quello, fantastico. Allora però tu devi arricchirlo, che lui dice, Madonna, questo qua mi dà qualcosa, e allora qualcuno che ti dà lo lasci fare o no? È tutto qua. Qualcuno che ti dà, lasci che faccia. Allora, la libertà si conquista facendo questo, arricchendo gli altri. Perché non è che la vostra libertà comincia dove finisce la mia, no. La vostra libertà comincia dove comincia la mia. Devo smetterla con quella frase lì. Vecchio detto. Vecchio detto. Tutto sbagliato. Vedi cosa vuol dire sovversione. La mia libertà comincia dove comincia la vostra, capisci? E questa qui è anche il rapporto con l'azienda. Allora cerchiamo di essere liberi, cerchiamo di vedere se è possibile fare qualcosa che ci farà girare un po' il sangue nelle vene e non il risultato di ricerca di mercato, del marketing. Sono tutte cazzate, sto marketing qua, ascoltatelo bene e fate esattamente il contrario. Beh, direi che... Devo dire, vi voglio raccontare questo aneddoto di quando ho chiamato Oliviero. Joe, mi ha dato il contatto, si conoscevano, e l'ho chiamato. Giorno, signor Toscani, vi conosciamo, mi piacerebbe che lei venisse in corso, stiamo qua, siamo là, abbiamo portato Tizio, che era sempre... Va bene, stavi andando in Brasile, mi sembra, però manca un anno... dai, ci risentiamo, dai. Porca miseria. E lo richiamo un'altra volta. Buongiorno, salve, sono Mancini, ci eravamo sentiti, no? Sì, sono proprio tornato, non so, ero in macchina, mi parlava della politica, comunque, no, mi parlava un po' tipo dell'Expo, no? Ho fatto un po' di rapport con te, ma sì, questi politici, quindi questa è la volta buona, no? Ho creato relazione, no? No, sai, mi piacerebbe, facciamo questo evento molto importante, no? Cioè, ma sì, dai, sai cos'è però, mancano 10 mesi o poi... Mi sta antipatico, quando nei corsi poi manca la gente, non si presenta le sedie buone, no, io sentiamoci più avanti, faccio sapere. Porca miseria, che a un certo punto mando a ristampo la brochure, dico, sai cos'è? Tanto è no. Quindi lo chiamo e lo chiamo a modo mio, conoscendo anche il soggetto. Oliviero? Sì, ciao, Marcello Mancini, performance star, già avevo cambiato il tono, eravamo sul tu. Ciao, dimmi, ascolta. Noi facciamo questo cosa, si chiama Business Revolution, parliamo di rivoluzione. Ora, in un corso in cui si parla di rivoluzione, te non ci puoi non esserci. È confermato? Va bene, quando è? Sì, a posto, mandami il contratto. È andata così. Se continuavo a dire, sai, mi piacerebbe, oh, ma è bello, è figo, c'è un sacco di... Ma sì, dai, vediamo. No, okay, non ci puoi non essere, non puoi non esserci. E quindi ci aveva a che fare con la rivoluzione. Hai già una bella domanda, ma ora che tutto è trasgressione, la rivoluzione non è provare a far vedere anche le cose normali? Ma io devo dire che non ho, questo qua è uno strano problema, è uno strano modo di dare una nomenclatura. Io non trovo che tutto sia trasgressione, tutto è molto banale, è tutto conforme. L'altro giorno ero lì che facevo benzina,
si ferma uno di questi camion pieni di automobili e guardo, dico, che marca è? Erano tutti uguali, però poi a un certo momento no, c'era una Fiat, una Opel, sei marche, però tutto uguale. Ma non è possibile. Cosa sta succedendo? Questo conformismo, mi stai dicendo trasgressione, ma non è vero. Si conforma tutto. Si va dal chirurgo estetico per farsi fare il nasino così, le labbra così, le tette così, il culo così. È tutto un conformismo della forma, del sembrare. È tutto un conformismo, perché ci si conforma, perché nel conformarsi bisogna avere meno coraggio. Non è che una donna vada dal chirurgo estetico con un quadro di Picasso e dice, sai quelli che c'erano, guarda, io vorrei una faccia così. Cazzo, questo qua sarebbe fantastico, uno che arriva con un occhio qua, un orecchio qua, ti ricorderai per tutta la vita. Cioè, nessuno ha questo, no, capite, nessuno ha questo coraggio. Sono tutte ste fighettine uguali, ste Barbie doll, tutte uguali, tutti gli ometti uguali, con le scarpe, col collo uguale, con i polsini aperti, tutti uguali, cazzo. Ce li ho chiusi. Tutto sta mania, tutto uguale, ma madonna santa. Allora, ce li hai, no, non ce li ho aperti, guarda, mi è andato di culo proprio. Guarda. Chiudetevi i polsini, per favore. Allora, c'è un'altra domanda. Allora, si dice che un'immagine vale più di mille parole, è stato anche detto oggi, no? Però mi piacerebbe anche capire, visto che qui c'è chi comunque fa impresa e vuole portarsi a casa qualcosa, se un'immagine vale più di mille parole, quali sono le parole immagini che funzionano, secondo te? Cioè, io ho un'azienda, voglio fare comunicazione, hai ragione quando tu dici oggi, forse oggi non bisogna urlare più forte, bisogna urlare più sottovoce per essere sentiti, no? Metaforicamente. Quindi, quali sono le immagini che funzionano, che toccano il cuore, le menti delle persone? Beh, tutto, non solamente le immagini. Io uso la fotografia non perché sono un amante della fotografia. Se quelli ti dicono, io sono un amante della fotografia, fa fotografo. Io faccio fotografo mica perché amo la fotografia. Io uso la fotografia per esprimere ciò che vedo quando guardo. Cioè io non faccio jogging per il piacere di fare jogging, io faccio jogging perché devo andare da qualche parte. Ci sono quelli che fanno jogging e girano attorno alla casa, gli farei delle tasse altissime a questi qua. Che girano. Vadano da qualche parte, baciano qualcosa di più utile. Quindi io non faccio la fotografia come quelli che fanno jogging, no. Ho scelto la fotografia come mezzo di comunicazione. Chi di qui alzi la mano? Chi non ha mai fatto una fotografia in vita sua? Vedi, non tutti, ha mai fatto, ok. Sono tutti colleghi. Guarda quanti colleghi ha. Un avvocato non potrebbe dirlo, per fortuna. Quindi, capite, la fotografia ormai è diventata come la scrittura. Chi di voi non sa scrivere e leggere? Alzi la mano. Vedi, c'è un pubblico intelligente, istruito. Quindi, capite, tutti sanno scrivere e leggere, dal macellaio al premio Nobel, al filosofo, all'urbanista, è logico. Quindi non è più il problema di fare la fotografia che sia giusta. In qualsiasi mestiere, per fare qualcosa di interessante, il risultato deve essere sorprendente, deve sorprendere ed emozionare. Qualsiasi cosa. Vedi una roba e sei sorpreso, quindi in realtà è una trasgressione. Se ti sorprende vuol dire che non la conoscevi prima. E deve emozionarti, dire, mamma, fantastico se è così. Oh, che paura se è così. È sempre un'emozione. Perché c'è anche la bellezza e la tragedia. La Pietà di Michelangelo è una tragedia. Quindi ci deve essere queste due componenti. L'emozione e la sorpresa. L'emozione e la sorpresa. Tra l'altro, l'immagine ferma, voglio finire qui. Sì. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Forse conosciamo più del 95% di ciò che conosciamo attraverso immagini. Chi di voi ha mai visto Obama di persona? Alzi la mano. Nessuno, va. Due, tre.
l'hanno visto quello. Gli altri però hanno, comunque sanno chi è Obama e hanno anche un'opinione. Da dove viene? Da dove viene? Quindi la grande percentuale, ma grandissima percentuale, ciò che conosciamo al giorno d'oggi, lo conosciamo attraverso le immagini. E quindi come produttore di questo materiale mi sento molto responsabile. Tante volte mi domando, ho abbastanza cultura, sensibilità, capacità, etica, responsabilità sociale per poter fare un tale mestiere? Cioè essere reporter e testimoni degli avvenimenti che io documento. Cioè come mai il nonno, diciamo, io visto che sono nonno, come mai si attacca sempre l'ultima fotografia del nonno? Il nonno è sempre lì a 80 anni prima di morire, la foto del nonno. Ma che attacca sul nonno a 20 anni quando era arrappato che correva dietro la nonna e la nonna non gliela dava? Il nonno va ricordato così, capito? Cioè, io ho già dato a tutti i miei nipoti la foto giusta che loro devono avere. E casa, faranno vedere, guarda mio nonno, altro te mezza sega. Quindi l'immagine, dovete mettervi in testa che sarete ricordate per l'immagine che vi hanno fatto. Quindi state attenti a non farvi fare le foto che vanno su Facebook. Poi vi trovate vicino ai mafiosi, alle prostitute, alle zie, agli avvocati che non conoscete neanche. State attenti a Facebook, che è il posto al mondo dove tutti i cretini sono lì in ordine alfabetico. Tra l'altro ne parlava Umberto Eco di questo, no? Sì, sì. No, lui diceva solamente cretini. Io invece in ordine alfabetico non è male. P. Cioè tutti... Tra l'altro... È incredibile pensare come oggi siamo nell'era dei social, siamo nell'era di Instagram, e pensare che Oliviero Toscani è diventato Oliviero Toscani invece quando non c'erano i social. Adesso è stato uno dei precursori dell'uso di internet. Però io feci un giornale che si chiamava Color, che è stato il primo giornale che si ricorda Colors? Vedi, qualcuno è veramente istruito qua. Qualcuno ha veramente la cultura. Uno studiato. Vabbè, insomma, forse è il primo giornale fatto con quel sistema. Da un mezzo un prato, in realtà. Io del resto vivo in un paesino, quando mi vengono a trovare i miei committenti dal Giappone o dagli Stati Uniti, ma lei lavora qui? Sì. Al giorno d'oggi si può benissimo decentrare. Io lavoro in un paesino, 1000 persone, sto benissimo. Non c'è bisogno di stare a Milano, pur essendo milanese. Com'è cambiato, Oliviero, secondo te, il mondo della comunicazione aziendale rispetto a 20 anni fa, oggi appunto anche con i social, oggi tutti fanno le foto, come dicevi te, no? Oggi, tu prima sei arrivato, chiaramente tutti ti fermavano, però oggi ne parlavo con Raino, no? Mi dice, ma Raino, sai cosa sono i selfie? Quando vado in aeroporto tutti che mi chiedono, no, di fare... Quindi oggi il mondo è cambiato, la comunicazione aziendale è cambiata. Secondo te in che modo? Rispetto a... Ma non è che si è cambiata, si è cambiata la tecnologia. Allora, chi di voi sa leggere, scrivere, alzare le mani? Tutte le mani sono alzate, chiaramente, tutti. Bene, tenga sulla mano chi di voi è un poeta. Forza. Chi di voi è un poeta? Uno, due, tre, sei pochi, sette. È uguale. Questa domanda la facevi 100 anni fa, 30 anni fa, è uguale. Preciso identico. Esiste questa emozione umana dalla quale scaturisce tutto. Il grande problema adesso, purtroppo, soprattutto i giovani ne sono le vittime, è il grande tempo che la tecnologia ci porta via. Se tu vuoi conoscere il futuro, non puoi attaccarti a un computer. Nel computer conosci perfettamente tutto fino al presente. L'immaginazione è il futuro. E l'immaginazione non ha niente a che fare con la tecnologia, anzi, l'immaginazione pensa che la tecnologia sia già vecchia e superata, anzi, che fa anche un po' schifo, soprattutto che è lenta. Io il mio computer lo chiamo l'imbecille veloce, è un imbecille, veloce però. Allora, se volete pensare al futuro,
L'unico posto è l'immaginazione. E cominciate a immaginare con qualcuno di fronte a voi. Un bambino immagina tutto. Adesso li stiamo rovinando, gli diamo l'iPod, gli diamo il telefono, anche loro rincretiniti, e perdono quell'energia che si chiama immaginazione. Perché l'immaginazione fa paura. L'immaginazione ci mette a confronto con la nostra vera capacità di vivere, col vero giudizio che dobbiamo dare di noi stessi e non con ciò che vogliamo solamente apparire, ma con ciò che siamo veramente. E finché non ci si confronta con ciò che siamo veramente, saremo delle seghe. Non bisogna aver vergogna di essere limitati, siamo tutti limitati. Infatti, tutti alla ricerca dell'idea, della cosa speciale. E chi ricerca le idee? Sapete chi cerca le idee? Chi non ne ha. Chi non è creativo dice di essere un creativo. La creatività non è semplicemente che è una conseguenza di qualcosa che si fa senza neanche sapere che si fa. Toscani, voglio lavorare con lei. Non sai quanti giovani arrivano. Io sono come lei, Toscani, sono pieno di idee. Ah, dico, ma io devo lavorare come lei, sì. Sono creativo, sono creativo. Chiaro, c'ha l'orecchino, il tatuaggio, i capelli rasati, tutto quello che bisogna avere per essere creativo. Lui pensa che per essere creativo questo sono. Poi per di più se c'ha la mamma di fianco, dice, mio bimbo, creativo. Perché è un cretino. C'è pantaloni corti, insomma. E gli dico, ragazzi, allora qual è il tuo problema? Ah, io ho 3.000 idee. E allora? Sì, ma non riesco a concretizzarle, a visualizzarle. Dico, sai qual è il tuo problema? Non sei un artista. L'artista non ha il problema di essere creativo. L'artista è ciò che è lui, e basta. E non ha paura di sbagliare o di fare qualcosa che magari gli altri pensano sia non sia sto granché. L'artista fa naturalmente e tante volte in uno stato di totale insicurezza, perché chiaramente se fai qualcosa di nuovo non puoi essere sicuro. Qualcosa di veramente creativo nasce da qualcosa di totalmente insicuro. Forse nel vostro momento di maggiore insicurezza è il vostro momento di maggiore creatività. Quindi non abbiate paura di essere insicuri. E questo qua fa, e poi la gente dice, beh, com'è creativo. E questo qua dice, ah sì. Quindi la creatività, non te non rompi il coglione sta creatività, è semplicemente come si chiama il nome di un lavoro, la conseguenza di un lavoro fatto in questo modo. Uno non può dire adesso faccio una cosa creativa, non potrà farlo. E soprattutto se fa un lavoro in modo sicuro, non farà altro che un lavoro che ha già fatto o già visto o che sta copiando. Ma uno potrebbe pensare, Oliviero, che te magari quello che hai realizzato l'hai realizzato anche grazie al fatto che dietro, ad esempio, Benetton, le tue grandi campagne che hanno fatto parlare il mondo, magari ci fossero dei grandi budget, no? Che? Grandi budget. Allora la domanda che ti faccio a te, sarebbe stato lo stesso Oliviero Toscani se non avesse incontrato dei committenti così facoltosi e così anche che poi ti hanno dato fiducia, no? Quindi se ci fossero, come dire, se tu avessi un cliente con poco budget, saresti riuscito a fare sta roba? Devo dire che Benetton è stato grande anche grazie al lavoro di qualcuno. Cioè quando sono andato via dalla Benetton, la Benetton era diventata 20 volte più grande, era diventata una dei 5 marchi più famosi al mondo. Non è più il caso adesso, perché non c'è più Luciano soprattutto, non perché non ci sono io. Perché alla fine vi dico, più l'azienda è grande, più ci vuole una sola persona. Adesso sto leggendo le cose si fanno in team, tutte balle. Ognuno di noi, più solo è e più starà in gruppo, come un lupo, va bene? E più sarai solo e più ragionerai e più avrai una sensibilità. Questo che fanno roba in gruppo, che cazzo fa in gruppo? Fanno le orge. No, ma bisogna avere
la capacità di essere soli, pur essendo in gruppo, e di fare e di creare valore aggiunto a tutti gli altri. Non devi conformarti perché gli altri ti dicono che va bene così. No, devi costantemente mettere in discussione. Va bene? Allora ti dico, è chiaro, tu parli Benetton perché Benetton ha avuto grandi budget, è il mio lavoro più conosciuto al mondo, perché è stato pubblicizzato su tutti i giornali del mondo. Ma ho fatto dei lavori che forse non avete neanche visto, che sono stati ugualmente per me di grandissima soddisfazione come uomo di comunicazione. Non so, il libro su Sant'Anna di Stazzema, chi lo conosce? Sulla strage di Sant'Anna di Stazzema. Questo è un lavoro che nessuno conosce nessuno, ma per me rimarrà. Sono riuscito a fare un reportage 60 anni dopo la strage, che è l'unico vero documento della strage di Sant'Anna di Stazzema. E ne sono fiero. Cioè ci sono dei lavori che non hanno niente a che fare con la grande, con il grande budget e la grande comunicazione di massa. E poi ho tutti i servizi, ho fatto per giornali, servizi di moda, soddisfazione di aver portato la Monica Bellucci da Milano a Parigi, per esempio. No, aver fatto le prime copertine di queste grandi star, ho conosciuto la gente interessante. Adesso non me l'hai voluto far vedere il mio libro, perché avevo un libro cui farvi vedere, non vuole farvelo vedere. No, è geloso. L'avevo mandato poi, tra l'altro, per email. No, va bene. Comunque, con Mondadori è uscito, se non erro, giusto? Sì. Più di 50 anni di magnifici fallimenti, è il titolo. E quindi devi, vi dico, sei solo, soprattutto se hai qualcosa da dire. È tua quello che dici. E devi essere generoso. Non devi stare lì a dire sì, però questo è mio, no, quando lui arriva fino a Madonna nell'azienda, è un disastro. Un disastro. Sono lì a tagliarsi le palline uno con l'altro. E tutti hanno paura che qualcuno sia più intelligente di lui. Invece no, devi sempre prendere qualcuno più intelligente di te. Io quando cerco i miei collaboratori cerco di trovare... È vero, è difficile ma è vero. Cerco di trovare qualcuno che dice questo ragazzo qui, perché io assumo solamente ragazzi sotto i 25, ragazzi e ragazze sotto i 25 anni, primo lavoro. E cerco di capire se questo qua c'ha questo fuoco o no, quel fuoco che io non ho, o forse che non ho più, o che mi sono dimenticato. E allora li impari. Allora li impari. E devi continuare a fare questa ricerca se vuoi vivere e se vuoi goderti la vita, se no diventi, poveretto, disgraziato, triste. C'è una domanda. Una persona ti chiede qual è stata la svolta della tua carriera. È stato qualcosa, un momento, un lavoro? Ma io non ho un'immagine che preferisco, devo dire... Sono due domande, eh? Uno sopra, uno sotto. La svolta della mia carriera. Prima di tutto non so cosa sia una carriera. Non ho mai avuto uno stipendio, non ho mai avuto una posizione professionale, non ho mai avuto... Carriera è la mia. La mia è stata una vita di divertimento. Carriera arriverà. Quando sarò direttore del Corriere della Sera, questo è il sogno della mia vita. Te l'avrei voluto chiedere, è questo qua? Sì. Ci sono dei giornalisti qui in sala, anche di testate importanti. Il mio sogno è essere direttore del Corriere della Sera, soprattutto adesso che è in crisi totale, nessuno lo legge più. Farei un giornale da 2 milioni di copie, non scherzo. Ributterei per aria il sistema editoriale del giornale quotidiano, di carta soprattutto. Metterei a confronto il bello, il drammatico e il bello, così come del resto del giornale c'è. Ci sono le nascite, ci sono le morte nello stesso giornale, no? Però... metterei, insomma, tutti i giorni, tutte le mattine andrebbe a comprare il Corriere perché sarebbe come uno spettacolo, cosa che non è più, e non mi daranno mai la possibilità di dirigere il Corriere della Sera, figurati, questo è un paese di vecchi, e lo dico io che forse sono più vecchio della sala. No, ma è vero, siamo un paese di vecchi. Ieri mia figlia mi dice, papà, ha una figlia di 30 anni, fra tanti figli, c'è uno anche di 30 anni, che ieri ha fatto un lavoro con me, mi ha organizzato un lavoro e mi dice, papà, ma qui a Milano
sei sempre giovane, sei sempre troppo giovane. Io ho 30 anni, ormai sono vecchia in un certo senso. Quando ero a New York, lei lavorava a New York e a Parigi, non c'era il problema. Ma è vero che siamo un paese di vecchi, tristi, pigri. Pigri, vecchi pigri. È un grande problema che io riscontro tutti i giorni. Una pigrizia tremenda, un'incapacità di decidere, un'incapacità di dire sì o no, soprattutto di dire sì. Si rimanda, si delega a qualcun altro, nessuno ha più la responsabilità. Questo è il nostro paese, la crisi è qui, la crisi è tutta qui. La crisi ce l'ha chi la fa. È un paese tremendo, è un paese tremendo il nostro, difficilissimo, che non riconosce le capacità, che non riconosce il talento, anzi il talento dà fastidio, crea invidia, gelosia. Non è un paese facile. Non ho mai trovato lavorare in Italia un posto facile. Sì, ho lavorato per delle aziende e con dei... Questo è un paese che ha degli individui di eccellenza, indubbia. In ogni settore esistono delle eccellenze e c'è sempre un italiano dentro lì. In ogni settore. Nel mondo, ma mediamente siamo delle capre da corsa, delle capre proprio come dice Sgarbi. Entri e c'è questa tristezza, questa invidia, questa roba, questo scontro totale, non puoi, questa raccomandazione, proprio un paese di mafiosi. La mafia purtroppo l'abbiamo inventata noi, ma è così, mi spiace dirlo, ma è la nostra, il mastice che ci tiene legati a non essere capaci di decidere e che fra l'altro è ciò che ci rende un paese frustrati e impauriti. Non siamo un paese allegro, assolutamente. Adesso non voglio fare paragoni perché non è il caso, però non siamo un paese allegro. Ci diamo tante arie, noi italiani sì, però attenzione, cosa abbiamo inventato alla fine? Senti Oliviero, ma cioè, facciamo la moda, sì, ma è un prodotto da terzo mondo la moda, eh? La tecnologia viene fatta da un'altra parte. Borse, scarpe, foulard. Borse, scarpe, guardate i negozi. Borse, scarpe, vestiti, foulard, sì. Cosa? Occhiali, sì. E il cibo, no, lì devo dire siamo bravi. Siamo bravi perché c'è ancora qualche mamma e qualche nonna chiesto. Senti, volevo chiederlo. Oliviero, a te immaginati che qua c'è un imprenditore che viene qui in un corso che si chiama Business Revolution, ascolta te, magari viene anche un po' di mal di pancia, no? Perché magari c'ha la camicia slacciata, cioè nel senso, no? Cioè, la slaccerà. No, metaforicamente parlando. No, adesso no? Non ho niente. No, ma metaforicamente parlando, nel senso. Però la domanda che ti faccio è, qual è? Ora, io mi voglio immaginare che l'imprenditore torna in azienda lunedì, ho il mio ufficio marketing, di comunicazione, che poi la colpa non è mai degli altri, ma è sempre la nostra, da imprenditori, no? Quando le cose non vanno come dovrebbero, come le influenzi, come colpa te le scegli. Colpa della ricerca di mercato. Te prima hai detto una cosa importante, io me li prendo a 25 anni perché te li plasmo e quant'altro. La domanda è, che suggerimento daresti, ecco, a chi torna a casa lunedì e martedì nella propria comunicazione d'impresa? Tu parli di comunicazione integrata, no? Tu non ti occupi solamente della fotografia, ti occupi della comunicazione integrata in un mercato sempre più competitivo dove tutti urlano, dove tutti fanno cose, dove i social. Che suggerimento ti sentiresti di dare concreto a chi torna a casa? Di guardarsi allo specchio. Prima di tutto togliere tutte le fotografie dalla delle mogli che gli danno questa sicurezza. Poi c'è qualcuno che c'ha il Papa anche, Padre Pio, cioè anche quello appartiene alla famiglia. Dico, bisogna stare attenti anche a quelle foto lì. Di guardarsi allo specchio e dire, perché sono qui? Perché sono qui? Cosa devo fare? Un po' come, diciamo, un cantante. Deve guardarsi allo specchio e cominciare a cantare. Chiaro che non canta le canzoni, ma... come un performer, e cosa so fare? E forse lì deve liberarsi dal complesso
di sapere, solamente lui sa, di essere una mezza sega. O comunque limitato, diciamo, non voglio essere troppo violento. Di essere mezza sega come me, mi guardo allo specchio come potrei essere più bravo, più bello, più buono, più performante e tutto. E capire quali sono i suoi limiti. Però io credo che i limiti di una persona così siano interessanti, molto interessanti. Perché comunque da quegli occhi che guardano quella persona che è limitata, nessun altro può guardare, solamente lui o lei. Allora lì diventa interessante, dici, ma a cosa servo io? Come potrei essere utile? A me stesso e anche agli altri. Dove potrei arrivare? Fino a dove? Con che aiuto? Con chi? In che modo? Cosa potrei scoprire di più con l'aiuto degli altri? E se è un grande manager, come diceva Luciano Benettone a me, dice, Oliviero, mi diceva sempre, tu non diventerai mai ricco. E dico, perché? Perché tu sai fare le cose con le mani. Vedi, io non so fare niente. Infatti si fa un cazzo lui. No, è vero. Però lui sa guardare gli altri e lui ha 40 persone di talento che lavorano per lui. Ma sono tutti talento. E li lascia lavorare al massimo delle loro capacità. Non è uno di quei manager che dice, no, sì, tu sei bravo a far così, ma devi far così. Tutto il tempo è sta storia. Allora, il grande è quello che prende la gente per diventare più grande anche lui. E non per limitare gli altri. Allora, c'è questo problema di generosità e di coraggio. Coraggio. E dove è andato a finire il coraggio? Dove è andato a finire il coraggio? La nostra imprenditoria non ne ha più. Non ne ha più, non ce n'è più. All'infuori di qualche giovane che non è figlio del papà imprenditore, perché lì sono un disastro, quelli hanno le Porsche. Di qualche giovane che inizia e vede, vede che c'è possibilità, perché le possibilità ci saranno sempre. Siamo all'inizio, ragazzi. Provate a pensare che il mondo comincia adesso. Siamo ancora incivili, non siamo ancora civilizzati. C'è ancora da fare, Madonna, quanta roba. Viviamo in uno stato di paura, di tutto, sempre abbiamo paura, tutto il tempo, paura, paura. E con la paura non si fa niente. Tutti, adesso si parla di paura, tutti sono contenti di parlare di paura. Che bella scusa. Basta. Dov'è il coraggio? Guardati negli occhi e dici, dov'è il mio coraggio? Perché non è obbligatorio fare il manager, l'imprenditore o il direttore. Non è obbligatorio. E se siete lì a occupare un posto di cui non siete all'altezza di farlo, toglietevi, perché siete socialmente, civilmente, politicamente scorretti. Non è obbligatorio. E devo dire che c'è tantissima gente recuperabile. Non sono pessimista io. No, c'è tantissima gente che potrebbe essere recuperata, che invece ormai ha messo un tappo e ha dato forfè e è diventata incapace di poter sviluppare, gestire, ingrandire, fare meglio. Ne ho visti tanti e ne vedo tanti. Dove c'è paura di far tutto, la paura di far tutto, qualsiasi cosa. La paura dell'insuccesso. Allora vi dico, la ricerca ossessiva del consenso in qualsiasi cosa, sia estetica che professionale, che intellettuale, che culturale, la ricerca ossessiva del consenso crea semplicemente mediocrità. Se cercate il consenso e basta, non farete niente di interessante. La ricerca del consenso non è fatta dal coraggio, ma è fatta dalla paura. Il consenso è il risultato di una paura e non di un modo nuovo
di dire boh, non so se poi piacerò o non piacerò, comunque questo è quello che vorrei fare, capisci? E questo è molto raro. È molto raro vedere questo, trovare imprenditori così, o manager così. Cosa fanno i manager? Spendono delle fortune a fare delle ricerche di mercato. Ormai queste agenzie di ricerca di mercato vi ha inculcato. Ricerca di mercato. Migliaia e migliaia di soldi spese per farvi dire che ai topi piace il formaggio e che il latte materno è il latte preferito dai bambini e che l'anno 21 i vestiti devono essere bianchi e che le automobili devono essere coi fari un pochettino più rotondi. E voi farete tutto questo e poi salterà fuori che i vestiti invece erano meglio neri. Allora cosa dice il manager? Ma io non ho sbagliato, io ho fatto la ricerca di mercato, la ricerca di mercato mi ha detto di produrre vestiti bianchi, io li ho fatti bianchi e ho sbagliato. Ma è la ricerca di mercato che ha sbagliato. Bene, io questi qua che fanno le ricerche di mercato si basano sulle ricerche di mercato, li licenzierei tutti subito, con le loro agenzie di ricerca di marketing, del focus group, che io chiamo FACAS group, e tutte queste menate qui che sono lì solamente per creare quella sufficiente mediocrità che è la ricerca del consenso. La ricerca del consenso, quando va bene, vi dà un 6 meno meno. Il coraggio di fare qualcosa di ricerca vero ti può dare 10 lode e ti può veramente far diventare ricco. L'ultima domanda, Oliviero, sì. Ed è interessante come tanti temi di Messner, ad esempio, sono molto collegati a quello che ho parlato, Oliviero. Ma questo si chiama Forum dell'Eccellenza, quindi la domanda che ti voglio fare è: che cos'è per Oliviero Toscani l'eccellenza? Beh, è una qualità della vita. Ognuno di noi è limitato, ognuno di noi ha un limite, però c'è uno spazio fra il nostro limite e quello che noi possiamo pensare, che è l'eccellenza, la perfezione, no? Non a caso uno si mette lì e non so, gli piace Mozart, ascolta Mozart e lo porta in questo spazio dove lui da solo non ci arriverebbe, però Mozart lo porta in quello spazio. E quello è lo spazio dell'eccellenza. E tu sei lì che pensi a una visione, però non arrivi, e poi vedi, non so io, un quadro di Pollock o un film di Fellini o non so cosa. Tutti voi hanno visto qualcosa che vi ha portato in questo spazio che da soli non ci arrivate, no? E vi porta in quello spazio di eccellenza. L'eccellenza è un'aspirazione umana che tutti noi abbiamo, anche chi non lo sa di averla. Ma persino l'assassino vuole uccidere in modo eccellente. Capito? Vuole fare un omicidio eccellente, si dice anche. Cioè l'eccellenza è quello spazio dove tu aspiri. Allora, e per questo ci sono le varie possibilità, c'è l'arte, la musica, anche il business. Qualcuno alla sua eccellenza sono i soldi, ma si arrangi, ma non mi interessa cosa, ma è uno spazio al quale aspiriamo, che però è lo spazio che ci fa vivere, che ci fa lottare, che ci fa rimettere in discussione, che alla mattina ti fa riprendere il compromesso di alzarti dal letto e ricominciare, di pensare che domani sarà meglio di oggi, che domani ci sarà l'eccellenza che forse oggi non siamo riusciti a trovare. È una grande speranza, spero ci sarà sempre. Voglio chiedere un'altra domanda. Hai qualche rimpianto?
qualcosa di cui non sei fiero. È una vita. Ti ho detto, 50 anni, più di 50 anni di magnifici fallimenti. Del resto i fallimenti sono molto meglio dei successi. Se voi guardate le grandi cose, sono tutti grandi fallimenti. Cioè, Gesù Cristo inchiodato sulla croce. Che Guevara non è riuscito a fare niente, proprio lui era incapace. C'è sta foto incredibile, un magnifico fallimento. Quell'altro voleva scoprire l'India, ha scoperto l'America. Fallimento. Posso andare avanti a raccontarvi dei fallimenti. Non finiscono più i magnifici fallimenti. Sono quelli che hanno salvato il mondo. Quindi sei fiero di questo? Ma cercate di fare magnifici, che siano magnifici però. È chiaro, devono essere magnifici fallimenti. Mi sembra un bel concetto rivoluzionario. Oliviero Toscani, al Foro dell'Eccellenza. Grazie, Oliviero.